Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, signori, e direi di partire immediatamente con lo stage numero 2, anche perché sono curiosissimo di vedere cosa ci verrà raccontato. Nello scorso episodio ci siamo lasciati dopo il sogno della principessa che ci ha riportato agli origini della nostra avventura, però si è svegliata di soprassalto come se era successo qualcosa e dunque direi di partire immediatamente perché sono davvero curiosissimo. Siamo all'entrata di Evenwood. Ok, non siamo più nel nostro letto, perché? Cioè siamo svegliati di soprassalto, come detto, però scusate, per quale motivo ci siamo svegliati così di soprassalto? Posso tornare indietro? C'è sta qualcosa? No, non c'è sta niente. Dunque, proseguiamo da questa parte. È stata lei a fare tutto sto rumore. Accidenti, perché non va? Come mai la corrente non fluisce? Principessa! Dica, che succede? Stavo per venire a cercarti. La mia arma micidiale è fuori uso. Fuori uso? Non funziona. Non è possibile. È impensabile che una mia invenzione abbia dei difetti. Sì, ma si calmi, che cos'è? Beh, immagino che sia difficile ampliare i propri orizzonti se manca la ragione. In che senso? Qual è la ragione? Le molecole usate come fonte di energia hanno rispetto alle regole della scienza. Ah, certo. Diamo la colpa alle molecole quando qualcosa non funziona bene. Questo tipo di malfunzionamento può essere causato da una sola interferenza dell'antimateria. Non penso di poterti aiutare, anche perché non ci ho capito nulla, quindi... ma no, figurati. A volte mi dimentico che le altre persone sono come dei gorilla. Vabbè, ti cercavo anche per un altro motivo. L'origine dell'antimateria. Credo che sia all'ultimo piano di Evenwood. L'ultimo piano, ma... La maga scura è già... scomparsa. Sì, quello è certo. Anche perché altrimenti Squall non avrebbe potuto fare ritorno. Ma adesso la mia arma non funziona, quindi significa che sta succedendo qualcosa a Evenwood. Ti sarei grata se andassi a indagare. Oppure magari è rotta. Lascia fare a me. Non potrebbe essere rotta? È successo qualcosa a Evenwood? Sta succedendo qualcosa a Evenwood? Principessa, di nuovo, che cos'è? Sii prudente. La guerra potrebbe non essere finita. Ok. E chi altro dovremmo affrontare? Vabbè, a parte degli invasori. Cioè, nel senso, se la guerra non è finita, chi altro ci sta in questo mondo da battere? Qualcuno che non conosciamo a questo punto. O veramente la principessa, tornando in cima, verrà catapultata nel mondo presente? Soldati ignoto. Ok, Sally, la donna di cui rimanevano altri 32 anni di vita, purtroppo Dio si era sbagliato. Yuzi, qui giace Yuzi. Linda. Bob. Ma signori, Bob è morto! È finita dunque la leggenda di Bob che è immortale e quant'altro. Bob è morto, nella speranza che possa stare con la sua amata per sempre. Quindi Bob e Linda sono morti, attenzione. Aveva un caratteraccio, ma con il suo stufato ha sfamato tanta gente. Sergente Nair, va bene, ok, c'è stato un pugno di gente morta. Voi che state a fare? Io dove dovrei andare? Ehi, sei proprio forte! Cos'è successo alla mia sorellina non so cosa? Scemo, non cominciare! Oh, principessa! Per ora non c'è niente da segnalare. Anzi, una cosa ci sarebbe. Ho trovato questo sfigato. È senza speranza, vero? Ok. È bello rivederti insieme dopo tutto questo tempo. So che posso fidarmi di voi. Facciamo solo il nostro lavoro. Lo sapevo che mia sorella sarebbe finita a combattere in prima linea. La lotta come... lotta come uno scimmione da quando eravamo piccoli. Cosa?
Vuoi fare un po' di sparring come vecchi tempi? No, no, devo andare a visitare dei pazienti. Ciao, arrivederci, a posto. Da qua non posso procedere? Niente da segnalare. Ok, e allora andiamo da questa parte. Ora, immagino di dover fare dei collegamenti, no? Aspettate un attimo perché dobbiamo capire come collegare il tutto per aprire quella porta. Aspetta un attimo, io cosa posso spostare? Cioè, anche se io sposto questo. Aspetta un secondo, magari questo lo devo posizionare qua. No. Ok, probabilmente devo fare così. No, vero? Maledizione. È complicata come roba. Come si fa a prendere quel tesoro? Non un attimino, signori, io qua ci voglio ragionare un po', voglio capire il da farsi. Cioè, io posso spostare questo, però più di tanto non si può, quindi credo sia anche abbastanza inutile spostare quello. Vabbè, ma allora sono stupido, era semplicissimo. Guarda, bastava fare così. Questo lo portiamo qua, basta? No, non basta. Se lo porto qua, basta? Ok. Dai, era un attimo. Era un attimo. Ci ho perso le ore. No, non è vero, un paio di minuti. Ci ho ragionato un attimo per capire come si doveva fare. Arco forma di fiamma? Qualcosa del genere. Vabbè, nulla di particolare, onestamente. Speravo qualcosa di meglio, tipo delle gemme. Invece no, non c'è stava nulla di particolare. Un po' di oro, un po' di esperienza e roba del genere, però andava preso, quindi a posto. Scusate, potreste morire male. Guarda questo quanto è resistente sto ciccione. Distruggerò malissimo. Ok, ancora non si sono resisti i guerrieri invasori. Non è che se ne vanno, scusate, che cosa invadete? Allora, recuperiamo altre monetine pure qua. E qua dobbiamo fare qualcosa con la cecchina? Principessa, ha schippato la zona, già state facendo un po' di tiro a segno? Sì, se così si può chiamare. Io l'ho presa di mira. Non basta puntare l'arma per prendere la mira, devi tenere gli occhi aperti. Ok, ho un'idea, che ti dici di dare una dimostrazione? Così niente, signore, non so leggere, non me dà il tempo. Ovviamente non ti chiedo di farlo gratis. Se fai vedere loro come si spara, come spara una cerchina esperta, ti do una ricompensa. Io accetto, ma non so sparare. Cioè, glielo dico, non attacco con una specie di ascia infuocata. Vediamo quante abbia la nostra principessa. Secondo me non riusciamo a fare nulla. Spara gli invasori che sbucano dalla barricata di legno. Probabilmente devo cliccare io senza utilizzare il pad. Tiratori esperti sono 4 cose. Ok, inizia. Devo fare... Aspetta. Ok. Ok, lo posso fare col pad. Sparagli. No, guarda sto stronzo. Beh, dai, figo come gioco, figo. Aspetta, no, guarda quello. Quello mi è scappato. Devo fare un perfect per caso? Ma io quello non lo posso prendere comunque. Cioè, non mi fa alzare più di tanto. No, quello l'ho colpito, non lo devo colpire, maledizione. Ho fatto un errore. Vabbè. Devo fare un perfect per caso? Ehi, niente male, eh? È stato un perfetto esempio di mira eccellente come promesso. Ok. Salve, invasori. Oddio, morirò di stenti. Ah, ma del tipo così? Ok. Ehi, basta! È un po' esagerato come punizione. In fondo abbiamo solo saltato qualche allenamento. Danny, male dappertutto. Cos'è? I bersagli erano quelli del trio? È così che puniamo i soldati fannulloni. I bersagli mobili sono indispensabili per l'allenamento. Non sarò degno di essere chiamato panda se salto un altro allenamento. Ora basta, ce ne andiamo, ok? Danny, cosa? Saltato il ginocchio. Eccoti la ricompensa come promesso.
Andiamo a farci una bevuta quando sei libera, ti va, principessa? Ok, ci sta. Baretto sempre ci sta, non si rifiuta mai. Però siamo sempre buoni. Io voglio essere più cattivo e noi siamo sempre buoni. Posso riprovare per caso? No. Peccato, volevo fare un perfect e ho preso il panda così a random. Salve, salve. Aspetta, non devi colpire quello, sennò cioè fa qualcosa di devastante probabilmente. Elimina gli stronzi. Eh no, perché comunque credo che siano forti. Vabbè, oddio. Per il momento non abbiamo difficoltà. Io non ho ancora capito perché gli stage incubo sono più semplici di quelli a difficoltà normale. Non c'ha minimamente senso sta cosa. Davvero, non c'ha minimamente senso se ripenso a quanto ho bestemmiato nel mondo 11 per via dei passaggi. Questo è proprio easy, scusate. Ok, allora passiamo da questo lato. No, dobbiamo attivare una bomba. Sì, obbligatoriamente devo attivare la bomba. No, oddio. Sono complicata da gestire. Sali su. Poi gira di qua. Ed esplodi qua. Ok. Riattiviamo la bomba perché immagino di dover fare altro. Del tipo procedere di qua. E attivare questo per poi andare qua. E far esplodere questi. Ok. E così ci possiamo prendere anche le monetine che ci stavano qua dentro. Qua non ci sta nient'altro, no? A posto, a posto. Altre monetine qua. Rompiamo questi per sicurezza, ma non ci sta niente. Altre monetine. Si continua a salire. Ulteriori monetine. Questi non li possiamo rompere. Salve, salve. Allora, è qui che si trovano gli equipaggiamenti migliori delle scatole bianche? Bisogna potenziarli. Scatole, ci stanno degli equipaggiamenti speciali. Scusa, dove sono gli equipaggiamenti speciali? Voglio io, non mi interessa potenziarli, Fabbro. Voglio gli equipaggiamenti speciali. Dove si trovano? Datemi degli equipaggiamenti speciali. E che cos'è? Io sono sempre alla ricerca di scatole bianche. Ma dove l'hai lanciata, principessa? Mi scusi, ma il suo avversario stava dietro di lei. Mi sa che gli servono gli occhiali alla principessa. Certe volte non ci azzecca minimamente con le sue sfere. Allora, monetine, monetine pure qua sotto. Saliamo altre monetine. Salve. Salve. Abbiamo praticamente ottenuto tutto. Va bene, allora possiamo procedere anche qua dentro. E abbiamo terminato lo stage. Questo si poteva quasi considerare un passaggio, non c'è stava nulla di che, ma signori, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo continueremo con il terzo stage. E vedremo se ci verrà raccontato qualcosa di nuovo, però nel frattempo ci prendiamo un po' di soldi che non fanno mai male. Che altro ci sta da prendere? Energia, a posto, a posto. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. Beh ragazzi, come detto, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale. Di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione. E a proposito di social, signori, mi raccomando, unitevi anche al server Discord, come detto, trovate il link in descrizione. Soprattutto se volete unirvi alla guild, dovete prima fare la richiesta tramite il server Discord, dunque unitevi davvero, non vi costa nulla. E detto ciò, signori, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!